Gli uomini soffrono per propria colpa. Non sono costretti. La comprensione di un tale fatto trasformerà il mondo intero agli occhi del discepolo. Tutte le difficoltà del sentiero cambieranno aspetto, poiché una volta compreso, una volta realizzato che tutte queste pene e difficoltà del mondo derivano dall'ignoranza, che gli uomini soffrono perché ignorano il loro passaggio di vita in vita e che progrediscono così lentamente perché non sanno, danno così poca importanza alla vita perché ignorano, acquistano così poco in ogni esistenza perché non sanno che tutta questa ruota di nascite e di morti alle quali sono legati li tiene avvinti a causa della mancanza di conoscenza. Non si rendono conto che sarebbero veramente liberi se potessero comprendere. Quando finalmente è raggiunta la comprensione, per quanto debole essa sia, non ancora quella comprensione del saggio illuminato, ma pure una convinzione assai profonda, allora il mondo intero cambia aspetto per il discepolo che ha oltrepassato la soglia. E allorché si volta indietro a guardare la folla umana con tutti i suoi dolori, con le sue miserie, le sue lacrime, i cuori infranti, egli sa che ogni sofferenza avrà fine, ma solo con la morte dell'ignoranza. E in tal modo la miseria umana si trasforma e non appare più così tremenda. Anche se la tristezza non è completamente sparita, la disperazione ha abbandonato per sempre l'anima del discepolo. Questo non è il solo cambiamento di condizione che si trova al di là della soglia, che più che una speranza è una certezza. Non è l'attesa dell'alba, ma piuttosto la visione del sole levante, la certezza della luce del giorno che risplenderà per tutti. Uno dei grandi vantaggi ottenuti nel superare quella soglia consiste nell'acquistare una coscienza che non sarà più interrotta, sulla quale la morte non avrà alcun potere e la nascita non potrà passare con la spugna dell'oblio. La coscienza dell'adepto attraverso le vite che l'attendono sarà continua, un'autocoscienza che, una volta acquistata, non potrà più essere perduta né oscurata. Una volta penetrata nell'uomo la verità, non si perderà più completamente, ma non può essere trasmessa nella coscienza inferiore durante le esistenze al di qua della soglia del tempio. Dall'altra parte, invece, nell'interno del tempio, l'autocoscienza costituisce una conoscenza ininterrotta, di modo che l'anima può guardare avanti e indietro e sentirsi forte nella conoscenza dell'ego immortale. E in tal modo tutta la vita sarà modificata. Infatti, quali sono i due grandi dolori della vita che gli uomini non possono evitare? I due grandi dolori che tutti hanno provato e provano tuttora sono la separazione e la morte. La separazione, dovuta alla distanza, allorché centinaia, migliaia di chilometri separano l'amico dall'amico. La separazione, dovuta al cambiamento di condizione, allorché il velo della morte si frappone tra l'anima rimasta sulla terra e quella partita per l'aldilà. Ma per colui che ha varcato la soglia, la separazione e la morte non esistono più come quando si muoveva nel mondo, fra gli uomini. Egli potrà sentirle fino ad un certo punto, perché i legami dell'ignoranza non sono completamente spezzati. Egli soffrirà ancora per la separazione, per la distanza, per la morte. Ma questo non può oscurare realmente la sua vita, né interrompere la sua coscienza. La separazione esiste per lui solo finché si trova nel corpo fisico ed egli può abbandonare il proprio corpo a volontà e recarsi dove né spazio né tempo hanno più potere su di lui. In tal modo vengono allontanate dalla sua vita e per tutte le sue esistenze future queste due grandi cause di sofferenza terrena. Nessun amico sarà più perduto per lui. La morte non potrà rapirli coloro che sono uniti a lui dai legami della vita reale. Poiché
Per lui non esiste più né separazione né morte. Questi sono mali del passato e le loro terribili forme sono finite per sempre. Questo è solo una parte dell'enorme mutamento delle condizioni di vita del discepolo. Non solo egli sa che questa coscienza ininterrotta rende impossibile qualunque separazione in senso assoluto, ma sa pure che significa che nelle vite future non potrà retrocedere né ricadere nello stato delle vite precedenti. Egli non ritornerà al mondo incoscientemente per sperperare la metà della sua vita senza sapere ciò che cerca, ignorando tutto, accecato dal velo della materia che gli impedisce di percepire il vero scopo della vita. Egli ritornerà ricco di conoscenza allo scopo di progredire, e sarà colpa sua se il progresso rallenterà e se il suo avanzamento non sarà continuo. Egli ha raggiunto la coscienza che gli rende possibile il progresso, ed ogni arresto dipenderà da lui e non sarà certamente per lui una necessità della vita. Quindi avverrà un altro cambiamento di condizione dovuto alle nuove amicizie che egli contrarrà. Amicizie che non saranno turbate da nubi, né da dubbi o da sospetti. Amicizie al di sopra di tutte le nebbie della terra, nebbie che non possono più disturbare l'anima, poiché, penetrando nel tempio, egli è venuto a contatto dei grandi istruttori. Varcando la soglia, è giunto a poter vedere i maestri e la possibilità di un contatto così elevato che trasformerà per sempre tutta la sua vita. Egli ha preso contatto col permanente e il transitorio non potrà più scuoterlo come quando non conosceva l'Eterno. I suoi piedi poggiano per sempre sulla roccia e le onde non potranno trascinarlo lontano da essa e gettarlo nuovamente nel mare turbinoso della vita. Cosicché, al di là della soglia, per quanto gigantesco possa essere il compito, pure le condizioni sono talmente diverse che esso sembra meno impossibile, e noi cominciamo a comprendere come questo possa essere stato compiuto nel passato e come lo sia tuttora. Cominciamo così a realizzare che con tali cambiamenti un simile sentiero, per grande che sia, può essere sempre percorso, e che questi passi su per i fianchi della montagna, benché elevino realmente l'anima ad altezze incommensurabili, possono essere compiuti con relativa rapidità sotto condizioni tanto differenti. E l'evoluzione può essere di una velocità quasi incredibile là dove i poteri dell'anima stanno così sviluppandosi, mentre l'oscurità si dissipa e lascia apparire la luce. E considerando questi stadi che devono essere percorsi in tali condizioni, questi passi che dobbiamo ancora compiere e questi legami che devono ancora essere spezzati, vediamo scomparire l'una dopo l'altra le ultime debolezze della natura umana e l'anima risplendere forte, calma e pura. L'illusione dell'io inferiore sta scomparendo e tutti gli uomini appaiono un tutto con il sé reale. Il dubbio svanisce ed è sostituito dalla conoscenza. A mano che l'anima percepisce la realtà delle cose, il dubbio diventa impossibile per sempre. Ben presto l'anima non dipenderà più dalle cose esterne e transitorie, poiché in questo vivido contatto con la realtà tutte le cose esterne appariranno nella loro giusta proporzione. L'anima imparerà che tutto ciò che è esteriore poca importanza, che tutte le cose che dividono gli uomini non sono che delle ombre e non realtà. Tutte le differenze delle religioni e delle cerimonie più o meno efficaci, tutti i riti esoterici appartengono al mondo inferiore e non costituiscono che barriere illusorie erette fra le anime degli uomini.
L'anima che si risveglia alla conoscenza vedrà cadere una ad una queste oscure barriere e queste tracce di debolezza umana scompariranno e i poteri dell'anima si svilupperanno. La visione e l'udito, l'acquisto di conoscenze mai sognate irromperanno da ogni parte dell'anima divenuta ricettiva. La conoscenza non sarà più limitata dai sensi, come avviene qua giù. Non vi sarà più l'esclusione quasi completa dell'universo, di cui solo un piccolo frammento di quando in quando riesce a penetrare nell'anima sotto forma di conoscenza. Ma d'ora innanzi la conoscenza irromperà da ogni parte e l'anima intera diverrà ricettiva. Per cui l'acquisto della conoscenza apparirà come un processo di vita in continuo progresso e che affluisce continuamente nell'anima da ogni parte.